che il lavoro di squadra è sempre più forte di quello del singolo, e in questo l'avvocato Sotira ci crede molto. Per cui devo ringraziare gli altri cofondatori, in particolare, qui c'è un po' di emozione, avvocato Sotira, l'avvocato Angela Modafferi, che da poco ha partorito, da qualche ora, alle ore 6, alle ore 18. Veramente assente giustificata. E poi devo ringraziare l'avvocato Massimiliano Bonifazzi, che invece è in sala con noi, al quale rivolgiamo il nostro applauso. E naturalmente ricordo la sinergia dei magistrati Filippo Paone e Antonello Racanelli. Allora, questa associazione sì, l'applauso ci vuole. Questa associazione ha da sempre promosso il dialogo e la vicinanza, perché come dicevamo prima soltanto le squadre riescono a vincere meglio e meglio dei singoli. E vi ricordo che oltre all'attività di formazione professionale e alla nota gara di cucina, questa gara meravigliosa tra avvocati e magistrati che sempre più successo riscuote, tant'è che avvocato, mi permetto di dire che sono già nate delle imitazioni, ma come ci insegnano in campo enogastronomico, diffidare dalle imitazioni, perché diciamo che l'avvocato Sotira è stata la prima e questa resta per noi l'unica gara de gustibus non disputandum est. E io devo ricordare che oggi siamo qui per un'altra grande creatura, una creatura straordinaria che è Vis Juridica, che è giunta alla sesta edizione, una creatura che prende corpo, cresce proprio come le persone, diciamo che è passata dalla fase del bambino e sta crescendo, diventando poco a poco adolescente, quindi si arricchisce, è sempre più varia, no? E allora ecco perché siamo qui riuniti questa sera. Saluto Matilda Brandi che è arrivata, oh, grazie Matilda, un bel applauso. Matilda, recensione sempre Matilde, dovevamo cominciare senza di te. Infatti sei arrivata nel momento in cui le chiacchiere sono cominciate, brava, poi ti aspettiamo qui sul palco naturalmente. E credo che ci sia in sala anche il sottosegretario Cosimo Ferri, io non lo vedo, però lo ringraziamo e lo salutiamo. Eccolo, sì, sì, sì. Credo che sia posto più avanti. Prego Cosimo, c'è un posto qui davanti se vuoi sederti, vicino al mio illustrissimo collega, il dottor Salvatore Cosentino, che è arrivato da Locri direttamente, quindi l'attore, sì, dopo sveleremo che è anche un attore, ma intanto lo presentiamo come magistrato. Chiedo a Camilla di ringraziare i membri della nostra commissione scientifica, perché è più autorevole il ringraziamento di Camilla, che da anni è la nostra socia onoraria e ci segue con grande affetto. Se Matilde è la madrina della nostra gara culinaria, Camilla Nata, giornalista di Rai 1, inviata, esperta in enogastronomia, perché per questo è il motivo per cui ci siamo conosciute, comunque da anni ci segue della nostra fatica buona che ci protegge, quindi lascio a te i ringraziamenti. I ringraziamenti sono tanti, ricordiamo che naturalmente i nomi che scorreranno questa sera sono stati selezionati da un comitato d'onore fatto di avvocati e magistrati, ovviamente il comitato ha preso in considerazione le nominations e poi di qui siamo arrivati alla gara di questa sera, alla premiazione, una premiazione che vede come valori fondamentali la promozione della legalità, della giustizia, della cucina etica, quindi dell'impatto sociale. Allora andiamo a ringraziarvi, li leggo uno per uno. Gli avvocati Antonia Manfredi, grazie Antonia, benvenuta in sala. Continuiamoli gli applausi. Anna Cristopaoli, Marianna Marta, ancora con un appello, naturalmente sottosegretario magistrato Antonella Canelli, Anna Maria Franchini, ancora Mario Dominola e ancora Fulvio Piotro, la presidente dell'associazione Italia, e naturalmente dov'è Antonella? Dov'è? Antonella Freno, eccola Antonella Freno, ben arrivata! Sono riuscita a salutare. E il dottor Gian Piero Stancato, che invece era già arrivato, grazie.
Allora, che emozione. So che ci saranno anche dei soci onorari, come sempre, oltre quelli insomma più istituzionali, però credo, avvocato Sutire, che andremo a premiarli più avanti in corso d'opera e durante la serata. Ci sono dei soci ancora da salutare, che sono Luigi Mazzarino, Maurizio De Masi e Carmelo Leo, che ho visto in sala, per cui... Allora, avvocato, da cosa cominciamo? Sono molto curiosa perché non tutti i nomi erano trapelati. Beh, intanto cominciamo da un grande artista, anche perché ha l'esigenza di lasciarci subito e quindi dobbiamo un po' stravolgere l'ordine. Ovviamente l'ordine che abbiamo preferito è quello di privilegiare le donne, però siccome noi donne siamo abituati alla parità, sappiamo anche essere noi, non solo, anche noi essere cavalieri, quindi dare la precedenza ai begli uomini che hanno altri impegni. Però consentitemi intanto di dirvi il perché di questo premio. Questo è un premio che l'avvocatura ha voluto dare. Ovviamente Ius Gustando è una delle piccole associazioni nel vastissimo mondo dell'avvocatura. Qui in sala abbiamo tra di noi i membri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nella persona del nostro tesoriere Antonino Galletti, e poi abbiamo anche tra i premiati un membro del Consiglio Nazionale Forense, per cui l'avvocatura è oggi presente non solo nell'ambito della nostra associazione, ma anche nell'ambito delle istituzioni che maggiormente la rappresentano. La cosa importante per cui abbiamo sentito la necessità di conferire questo premio è quello di ringraziare le persone che con forza affermano i valori della legalità e della giustizia. E tra l'altro questo premio precede di poche settimane una grandissima manifestazione, che è quella della Notte della Legalità, che è giunta quest'anno alla seconda edizione. Ius Gustando è tra i membri del comitato organizzativo insieme all'Associazione Nazionale Magistrati, il Consiglio dell'Ordine di Roma. E quindi sentiamo fortemente il bisogno di premiare le persone, gli avvocati, i magistrati, ma soprattutto i cittadini, gli artisti che comunque sentono il bisogno della legalità. Io ho molto faticato in questo periodo riuscire a fare questo premio anche quest'anno, perché appunto il mio braccio destro si è dovuto occupare di questa bellissima novità. Diventare mamma è veramente impegnativo. Non è facile conciliare lavoro, famiglia con anche questo impegno sociale, ma l'impegno sociale è il nostro dovere principale, perché è in questo tipo di impegno, quello assolutamente gratuito, che riusciamo a ricavare la forza per poter poi essere anche degli ottimi professionisti. Quindi non ci può essere un ottimo professionista che non sia anche un'ottima persona. Non so se questo premio quest'anno sortirà l'effetto degli altri anni. Io personalmente mi sento gratificata dal fatto che domenica mio figlio, mentre mi vedeva preparare le pergamene, perché noi cerchiamo di curare nei minimi particolari le cose che facciamo, si è avvicinato e mi ha detto: mamma, ma perché non metti una figura di Hermes? Perché questo è un premio che fate voi avvocati, perché Hermes è il dio degli avvocati, mio figlio ha come secondo nome Hermes, e quindi lo devi mettere, mamma. Questa cosa mi ha emozionato, perché ho detto: se anche soltanto lui fosse l'unico testimone di questo mio impegno, mi sento già soddisfatta, perché un bimbo che ha 9 anni mi ha visto sacrificare domeniche, sabati, ha visto i miei amici intorno a me per questo premio. Il premio è realizzato da un artista calabrese, roccellese, un mio carissimo amico Francesco Misuraca. Nell'edizione 2016 abbiamo voluto cambiare il premio, mentre negli altri anni era un premio più morbido, più rotondo, dove c'era questa immagine di questa, evidentemente di una donna, perché abbiamo l'idea per forza che la giustizia sia donna, ma non così è. E questo premio invece quest'anno è un po' più aspro, più duro, perché stiamo vivendo un momento molto duro.
futuro. Effettivamente il contesto in cui viviamo, le stragi di Parigi, di Bruxelles e le guerre che comunque stanno affannando il nostro mondo sono indicative del fatto che abbiamo bisogno di legge. Abbiamo anche ripetutamente utilizzato in questo invito il brocardo per cui soltanto essere asserviti alla legge ci renderà liberi. Quindi a questa scultura mancano le ali, quelle dell'Hermes, mancano le ali per sorvolare sulla miseria umana senza giudicare, ma solo per difendere come noi avvocati sappiamo fare, e mancano le ali sull'elmo per proteggere gli ideali e i valori che comunque ci consentono anche di ricordare la nostra necessità di mantenere il contatto con il cielo. E noi non abbiamo aggiunto le ali a questo premio proprio perché pensiamo che le ali di questo premio siamo noi, siete voi, siete i premiati, ma sono anche tutte le persone che sono qui semplicemente ad ascoltarci. Quindi il mio augurio è quello che ai premiati, ai nuovi soci onorari che verranno investiti subito dopo la cena, di diventare ali di giustizia e poi prossimamente il 7 maggio di ritrovarci a Piazzale Clodio per diventare portatori sani di legalità. Ieri già in tutti gli stadi c'era questa maglietta che trionfava e che ricordava questo contagio sociale di cui abbiamo bisogno. Per cui questo è il mio augurio e spero vivamente che vi ringrazio per essere qui a costi numerosi stasera. Tra l'altro so che molti amici qui presenti sono tifosi della Roma, per cui hanno rinunciato anche a questo grande evento per essere qui. Per cui vi ringrazio e quindi passiamo a premiare. Il premio si articola in due fasi, bis giuridica e poi bis giuridica creativa, che è quella in cui noi premiamo il talento di alcune persone o il fatto che alcune persone, avvocati o magistrati, utilizzino l'arte per diffondere e promuovere i valori di legalità. Iniziamo da Giorgio Marchesi. Allora, riusciamo a gestire con i nomi, Giorgio? Tutto questo meritatissimo applauso è per te, quindi raggiungici qui sul palco. E avrete voi premiati l'onore di vedere da vicino la nostra Matilde, che adesso si avvicinerà al palco. Sì, cara, non te la cavi così. Sì, ti volevo spostare di là, infatti, proprio per questo. Che ti avevo dato un tempo massimo, l'hai superato bene. Ecco. E desidero chiamare il sottosegretario Cosimo Maria Ferri, anche lui qui con noi sul palco. E naturalmente la dottoressa Antonella Freno, presidente d'Italia di Antonella, qui con noi sul palco. Vorrei che Antonella Freno, ben arrivato. Io voglio fare una cosa diversa dal solito, Antonella Freno. Presidente, me lo permette? Le vengo vicina, aspetti. Ah. Allora, io vorrei fare una cosa diversa solo per Giorgio Marchese, perché so che la Presidente ci tiene. Allora, se va bene per l'Avvocato Sudera, vorrei che fosse la dottoressa Freno, non a leggere la motivazione, ma proprio a dare la motivazione, perché io so che la dottoressa Freno è una grande estimatrice, fan, chiamiamolo come, insomma, di Giorgio Marchese, per cui lo conosce benissimo, quindi a lei il compito di presentarlo nella giusta maniera e misura, perché Giorgio veramente se lo merita, da lei. Grazie Camilla, intanto complimenti ad Antonella Sodina. Buonasera sottosegretario, la tua presenza è per noi garanzia di giustizia e di legalità, come dire, di amore anche per la società civile, così come saluto Nico D'Ascola e sua eminenza. Cosa dire? Con Salvatore Cosentino in più occasioni abbiamo ribadito che la giustizia si articola in momenti particolari, ma vive e si nutre di cultura. La cultura nelle sue varie sfaccettature, la cultura intesa in senso lato come portatrice e messaggera dei valori più veri e più forti che il nostro paese oggi più che mai necessita di, come dire, rispolverare. Perché Camilla mi ha dato, come dire, il testimone di conferire due motivazioni, veramente due, nei confronti di Giorgio Marchesi, perché al talento artistico che Giorgio ha vissuto e vive anche, come dire, nella quotidianità attraverso le varie fiction, non solo, di Rai 1. Io l'ho seguito e l'ho conosciuto
come protagonista di una grande famiglia e della strada dritta, di quell'opera che ha riportato a noi, sottosegretario, il valore di ciò che è stato l'autostrada del sole nella storia del nostro paese, di ciò che ha creato non solo in termini di collegamento e di rapidità, ma di congiunzione e di avvio di quella fase di benessere economico e di boom del paese, quella fase in cui noi tutti guardiamo, soprattutto oggi, dove la crisi si appalesa e si evidenzia come crisi di valori. Ebbene, Giorgio ha dato voce e corpo ad uno dei personaggi che in fondo sono realmente vissuti e che hanno reso grande. E l'ha fatto con l'amore e la passione di un uomo italiano, un uomo del nord. Io da donna del sud apprezzo quanti si riconoscono in una cultura che non è né del sud né del nord né del centro, ma è una cultura di umanità, di passione, di impegno e di profonda responsabilità. Ritengo che il cinema, in tutte le sue sfaccettature, possa fare molto. Ritengo che Giorgio Marchesi, così come anche altri artisti, ma lui particolarmente a me è caro proprio perché, prima ancora che di essere personaggio, è un uomo che crede nei valori della famiglia, in quella famiglia, cara Antonella, che vive e si nutre di amore, di passione e di attenzione verso i bambini. Spesso ci sentiamo con Giorgio e mi racconta delle sue continue, come dire, giornate seguite, come dire, con i bambini in bicicletta, proprio per dimostrare che non c'è l'aristocrazia o la spocchia di chi non è attore, ma c'è l'uomo che attraverso l'attore racconta e rivela tanta storia importante alla nostra nazione. Io ringrazio Giorgio perché stasera, per essere qui, per essere con Antonella Sottina, ha lasciato il set e lo faccio sinceramente emozionata, e ritengo con il nostro sottosegretario che il nostro paese debba vivere proprio del sostegno di uomini appassionati. Momento glorioso ed ufficiale, consegna allora del premio. Ve l'avevo detto, no? Quale migliore motivazione di quella descritta dalla dottoressa Freno? Foto di gruppo, guardate che meraviglia, eccoci qua, è il nostro Marco Nardo che ringraziamo, sempre ben presente. Grazie Marco, e dagli tutte le edizioni, avrà un archivio memorabile il nostro Marco Nardo, eh? Va bene. Allora, giusto adesso, perché siamo all'inizio, siamo tutti belli freschi, io voglio dare la parola al sottosegretario Cosimo Ferri, naturalmente a Giorgio, che è stato premiato. Allora, cedo il microfono. Prima premiato. Va bene, allora Antonella, il tuo microfono è uguale. Uso questo. Beh, innanzitutto grazie tantissimo per questo premio, anche per la motivazione che è meravigliosa, e questo premio che è inaspettato è ancora più bello, proprio perché è sorprendente. Tantissime cose sono state dette, tantissime cose ho pensato durante il vostro discorso, durante questo discorso. Posso dire che la strada dritta è stato un lavoro a cui sono rimasto molto legato, non parla direttamente di giustizia, però credo che per quello che riguarda il mio lavoro, visto che non è direttamente legato alla legalità, però credo che ci sia una giustizia morale, ci sia, per chi ci crede, una giustizia divina, quindi insomma la parola giustizia credo che sia declinabile proprio nella vita anche quotidiana, e penso, l'hai detto tu ai dei figli e l'ha detto anche lei, che poi l'obiettivo credo sia quello di far crescere la nuova generazione con un'idea di giustizia sociale, anche insomma di avere l'attenzione anche per gli altri. Questo nel mio piccolo è quello che posso fare. Poi ogni tanto mi fanno fare anche il cattivo e... due volte, quando sono cattivo, no, mi fanno fare veramente il cattivo. Però è quello interessante, perché non tutti i cattivi hanno la faccia da cattivo, bisogna stare attenti, purtroppo l'abbiamo visto anche, anzi lo vediamo quasi quotidianamente nelle cronache, che poi delle persone insospettabili fanno delle cose terrificanti, e quindi insomma io però sono attore, quindi se mi chiamano, ve lo dico, se mi chiama Scorsese mi viene a fare il cattivo, io lo faccio, questo ve lo dico, sono sincero, sincerità. Però insomma nella vita cerco di avere un'idea che, insomma, di giustizia che penso che possa servire soprattutto alle nuove generazioni. Detto questo, vi ricordate di me, se dovessi avere a che fare con voi, ricordate degli amici, io spero di no, dovesse capitare in futuro, ricordatevi, insomma. Grazie mille, veramente, grazie. Solo un saluto intanto per ringraziare Antonella Sottina, che davvero
mettere in piedi sempre questo premio, questa organizzazione, grande sacrificio, grande impegno, quindi grazie a lei e a tutti i soci, a chi ti aiuta poi materialmente. Di solito quando poi si fanno queste cose siete in pochi a organizzare, quindi un ringraziamento doppio. E poi un saluto, qui si rivedono solo tante amiche e amici, tante colleghe e colleghi. Inoltre voglio salutare sia il presidente D'Ascola, che presiede la commissione giustizia, che in questi anni ho avuto modo di lavorare e di apprezzare, anche se ci conoscevamo anche prima, e la senatrice Cirinnà, che anche lei è una premiata. Un applauso. Devo dire, in commissione giustizia portano sempre un contributo importante nel migliorare le leggi, nel farle bene, poi le leggi che il giudice deve interpretare e applicare, e con coraggio anche in difesa dei diritti, della tutela dei diritti. Sapete, oggi è un tema sempre più centrale, seppur a volte con una visione diversa, quella di D'Ascola rispetto a quella della Cirinnà, però devo dire che sempre con grande con confronto costruttivo e con grande dialettica e passione portano avanti le loro idee e le loro battaglie. E non parlo delle unioni civili, sennò si picchiano, quindi già la commissione di giustizia non ne parlo, nel tema poi c'è un'eminenza qui che l'eccellenza mi fa paura. No, scherzo. Però voglio parlare della battaglia anche che, per esempio, la senatrice Cirinnà ha fatto anche non solo su quel tema, ma sul tema per esempio degli animali, che è un tema importantissimo secondo me, perché ciascuno di noi ha un animale e l'animale, molte volte trovi nell'animale quella forza anche per ripartire, e parli perché ci ascoltano, ti guardano, ti custodiscono anche i tuoi ricordi, le tue ansie, i tuoi progetti, le tue speranze, e anzi forse capiscono più di noi quando uno è in difficoltà e quando ha bisogno di uno sguardo o di una carezza. E quindi devo dire che ho imparato in questa mia esperienza governativa anche a rafforzare la tutela anche dei diritti, e tante battaglie e cose abbiamo fatto insieme, spinti anche dalla senatrice Cirinnà, nella difesa e nel tutelare gli animali, anche sui maltrattamenti, quello che vediamo e leggiamo. Quindi è bene questo confronto, perché si unisce la bella politica, uomini di legge, avvocati che difendono i diritti, perché il ruolo della difesa e del difensore è determinante nella tutela dei diritti e nell'affermazione, e anche il ruolo del giudice che deve comunque dare delle risposte e interpretare la legge che il legislatore fa. Però oggi il tema è un altro che voglio lanciare e poi chiudo, è quello che iniziative come queste, e guardo poi all'amico Cosentino che prima lo ricordavo come attore e non come PM, perché è bravissimo anche come attore, che se non l'ho mai visto ma me l'hanno detto tutti, quindi ti ho invitato a Pontremoli, devi venire, e anzi la prossima volta facciamo uno spettacolo suo in una serata, può essere un'idea, anzi stasera se ci recita qualcosa. No, ma lui stasera ci recita. No, però il tema secondo me deve essere quello, e questo l'obiettivo deve essere quello di comunicare la giustizia, e oggi occasioni come queste, e quasi tutti siamo nel mondo della giustizia, forse c'è qualcuno anche che non lo è quello di come insieme possiamo comunicare al cittadino non solo la legalità ma anche il senso di giustizia, anche la fiducia nella giustizia, perché noi che siamo operatori, che viviamo le aule di giustizia e che sappiamo il sacrificio che fanno i magistrati, gli avvocati, le condizioni in cui sono costretti a lavorare, anche a volte diciamolo, la frustrazione di una giustizia che non funziona, perché molte volte ci troviamo di fronte a rinunciare anche a quella risposta, o ti fermi di fronte alla prescrizione, o ti fermi di fronte a un meccanismo formale che ti consente di tornare indietro. Allora noi oggi la sfida che abbiamo, davvero quella che abbiamo, di far capire al cittadino l'importanza del nostro lavoro e anche recuperare quella fiducia nella giustizia che dobbiamo darla a ciascuno di noi con i sacrifici che facciamo, che però possiamo anche in qualche modo contribuire a dare questo segnale, quindi studiare un qualcosa per comunicare la giustizia. Prima lui ha portato la sua testimonianza, la Luca Freno,
di questo grande nostro amico attore Marchesi, ma non solo, ma anche tramite la poesia, tramite far capire la validità, il valore della giustizia e cercare però di migliorarla, perché poi, diciamolo, quando la viviamo dall'esterno, quando poi qualcuno di noi o un nostro vicino di casa ha una causa o rimane dentro le maglie della giustizia, non capisce il meccanismo e scatta quella sfiducia e non riesce a spiegargli il perché, i meccanismi. E allora ecco, ci serve anche una giustizia comunicativa per cercare davvero di non perdere un valore e rafforzare, che secondo me ha bisogno in questo momento più che mai, anche e soprattutto della fiducia dei cittadini, proprio per premiare il lavoro e il sacrificio di tante persone. Io vi ringrazio, tra l'altro mi sembra di capire che tra i premiati stasera, oltre, prima citavo il presidente D'Asco e la senatrice Cirinnà, ci sono anche due amiche con cui ho lavorato e che voglio salutare particolarmente, che sono il presidente De Nictoris, con cui ho lavorato nella mia esperienza governativa, e ho apprezzato sempre il grande equilibrio. Anzi, all'inizio mi sentivo un po' sotto esame, perché è molto severa, è proprio un giudice di quelli, dicevo la devo andare preparato alle riunioni, cucina bene, e quindi era una sfida per me cercare di essere all'altezza, e quindi ho apprezzato le doti, l'equilibrio, anche la grande mole di lavoro e l'impegno, e quindi sono contento che l'associazione la premi. La fiammetta entra nel mio cuore, e quindi abbiamo fatto un percorso insieme anche in magistratura, e ne ho sempre apprezzato intanto l'umiltà, perché il giudice umile secondo me è un giudice che parte col piede giusto, e quindi l'umiltà è il preoccuparsi sempre di quello che c'è dentro il fascicolo, la storia di ciascuno di quelli che troviamo davanti, che abbiamo trovato in questi anni. C'è sempre una storia, una sofferenza, magari uno sbaglio, un errore più o meno grave, però sempre, che poi giudicare, lo sapete meglio di me quanto sia difficile. E devo dire, vi ammetto, ho sempre apprezzato l'umiltà, anche l'equilibrio e anche il modo di porsi, che poi rimane impresso, perché poi quando di fronte le parti, anche se le dai torto, e quindi sono contento che ti ammetta, chiudo, però devo dire, poi saluto e chiudo veramente, mi sono dato qualcuno, il presidente Cavallo, che ha creato la magistratura minorile e ha dato un contributo importante. Solo che ora lei poi mi dirà, ma te dici così, però poi voi fate la riforma per cose del tribunale per i minori, quindi è un altro tema spinoso, però voglio ringraziarla per quello che, perché come nuovo più di volte, e quindi sono pesato, e quindi comunque la ringrazio per quello che ha dato e che ancora darà al mondo della giustizia, ma negli anni della magistratura, e non solo come capo dipartimento della giustizia minorile, ma come giudice minorile, come presidente del tribunale, per quello che ha dato anche nelle novità giurisprudenziali, nella voglia comunque di creare un diritto minorile che guardasse sempre al minore come la centralità del minore e i diritti del minore. Non parlo più, ho parlato troppo, grazie. Eccoci qua. Bene, non dobbiamo più, come diceva l'avvocato Sotile, leggere alcuna motivazione, andiamo direttamente ai premiati, consigliamo, fantastico. Deve rimanere. Salutiamo il dottor Marchesi. Grazie Matilde. Grazie. Complimenti. Allora, è stato anticipato, ma questo è buono ed è molto bello, anche perché c'erano poi veramente delle emozioni a livello personale ed era giusto comunicarle. Premio Vis Juridica per la magistratura, ancora un grande applauso per la presidente Rosanna De Nictoris. Ecco. Consigliere Antonello Racanelli, da poco procuratore aggiunto della Procura di Roma.
Splendido, accogliamolo con un applauso, grazie, benvenuto tra noi. Sarò velocissima nel leggere le motivazioni, perché tanto è già stato ben detto, quindi potrebbe solo risultare superfluo, però sarò velocissima. Originaria di Potenza, la presidente Rosanna De Nictolis è una grande giurista, carriera brillante che culmina nel settembre del 1995 con il primato di essere la prima donna consigliere di Stato. Da marzo 2013, sì, qua l'applauso ci vuole. Da marzo 2013 è presidente di sezione del Consiglio di Stato e destinata alla sezione giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Le è stata conferita l'onorificenza di grande ufficiale ordine al merito della Repubblica Italiana e è stata capo di gabinetto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Svolge un'attività di ricerca scientifica, componente del Comitato Scientifico di molte autorevoli riviste giuridiche, autore del nuovo codice amministrativo e del manuale degli appalti pubblici. Donna dotata indubbiamente di vis non solo giuridica, perfezionista pignola ma molto amata dai colleghi e dagli avvocati per il grande amore e lo studio per il diritto. Complimenti, ancora un bel applauso, veramente. Sì, è stato detto che cucina bene, quindi protagonista delle prossime gare. Allora, ecco il microfono. Sì, soltanto pochissimi secondi. Per me è un grande onore e un grande piacere premiare Rosanna, anche perché io ho conosciuto Rosanna quando io al secondo anno di giurisprudenza della LUIS e lei si affacciava al primo anno di giurisprudenza della LUIS. Poi ci siamo conosciuti, abbiamo fatto un percorso insieme, abbiamo vinto insieme il concorso di magistratura e chiaramente lei è stata la prima del mio concorso. Quindi per me è un grande onore oggi premiarla. Grazie. Grazie, vogliamo sentire la sua voce, io che non la conosco perlomeno la voce. Non ero preparata a parlare, sono una grande oratrice. Mai mi sarei aspettata di ricevere un premio alla carriera. Un giudice amministrativo fa un lavoro dietro le quinte, in prima linea, ma sulla polvere dei fascicoli. Se va sotto la luce della ribalta, in genere perché qualcuno si lamenta, purtroppo il lavoro del giudice va detto bene cosa. È un lavoro molto ingrato, bisogna ascoltare qualcuno e quindi a volte è davvero difficile tenere la barra dritta e mantenere fermo il rispetto della legalità. Quindi questo mi fa particolarmente apprezzare ricevere un premio da un'associazione che dà tanto valore alla legalità, che però sa anche unire l'utile al dilettevole. Io devo dire, sono stata ancora latitante più volte in invitato a fare. Lo ammette! Ai premi ai concorsi in cucina. Tutti adesso dicono che sono una grande cosa, io vi ringrazio perché significa che lo prendete con presunzione di siete migliore, ma io spero che potrò davvero dimostrarlo. Questo premio potrà essere usato se ben funzionante la bilancia la potete usare. E come no? Bravissima! Brava, brava! Abbiamo già trovato la destinazione del premio, bene. Una sola cosa voglio ringraziare particolarmente, oltre che lo tenuto di Cianconella, che ho conosciuto in questa occasione l'amico Antonio Canelli, che cose l'ho lasciato da poco alla ministra della giustizia, sono contenta, davvero onorata di trovarmi vecchi amici e spero anche nuovi amici. Grazie davvero. Ha messo un link, però la giustizia l'avete tolta perché non troppo, ecco, come dire, a buon suggeritore. Allora, grazie ancora, avvocato Sotira. Allora, il microfono per lei, possiamo procedere come nell'ordine, benissimo. Allora, è un grande onore e piacere chiamare qui con noi sul palco per il premio Vis Giuridica, per l'impegno politico e giuridico, il senatore Monica Cirinna. Un bel applauso per Monica Cirinna. E viene a consegnare il premio l'avvocato Antonino Garretti, tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Allora, eccolo, continuiamo l'applauso, grazie per qualche istante, Monica ben arrivata, grazie.
Allora sarò velocissima anche in questo caso, senza però nulla dimenticare. Laureata in legge, Monica Cirinnà è appassionata di politica attiva sin dalla giovinezza. Nel dicembre del 2012 si candida alle primarie per la scelta dei candidati parlamentari del PD e nel febbraio del 2013 viene eletta al Senato della Repubblica. Sposata con Estelino Montino, il suo nome è oggi legato al disegno di legge all'iniziativa per il riconoscimento anche in Italia delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Una lunga e dura battaglia giuridica che ha visto l'Italia dividersi su questo delicato tema. Anche se nel nostro comitato vi sono giuristi cattolici che hanno firmato contro la legge Cirinnà, Gustando ha voluto premiare la vis di Monica e di tutte le persone che credono in un paese al passo con l'Europa e con le sue norme. Quando non lotta, Monica adora trascorrere il suo tempo nella splendida Capalvio, tra vigneti, dove produce un ottimo vino biologico. E ama anche concedersi con gli amici dei simposi, non solo giuridici. Complimenti Monica, grazie veramente. Ecco il microfono. Eh sì, la vogliamo ascoltare. Ma io sarò brevissima, intanto grazie per questo invito alla mia amica Antonella Sotira. Grazie all'associazione, a Cosimo con il quale abbiamo combattuto per tanti giorni in Commissione Giustizia, all'attuale Presidente della Commissione Giustizia, il mio collega Nico D'Ascola, grazie alla giuria che si è divisa, come tutto il Paese si è diviso sulla mia legge, e quindi grazie comunque per avermi scelta. Sicuramente io ho passato 2 anni di vita straordinaria, ho passato 2 anni in cui, indipendentemente da come ognuno di voi la pensi, l'Italia doveva arrivare a questo passo. L'Italia doveva costruire giustizia anche per persone discriminate e quindi consentire il riconoscimento di amori diversi ma altrettanto degni di essere nella compagine ed essere annoverati comunque come famiglie. La legge sarà approvata in via definitiva dalla Camera entro la prima decina del mese di maggio. Sicuramente il paese continuerà ad essere diviso, però io penso che la normalità, la quotidianità, l'andare avanti insieme, perché l'Italia è un paese laico, democratico, inclusivo e comunque che non vuole discriminare, farà capire a tutti, anche a chi è stato contrario e tanto mi ha osteggiato in Commissione Giustizia come Cosimo fa, farà capire a tutti che in realtà è proprio nella quotidianità che queste persone, queste famiglie e queste coppie già ci sono, già esistono, magari i vostri vicini di casa che ovviamente vivono ancora nell'ombra perché è brutto essere discriminati ed è brutto essere vittime di omofobia, ma la normalità e la quotidianità secondo me rassereneranno il clima. Io sono molto felice di questo premio e ringrazio Antonella, ringrazio i tanti magistrati e i tanti avvocati che si battono proprio per l'eguaglianza. E penso anche che ci sono magistrati coraggiosi come la dottoressa Cavallo che fanno strada lì nei tribunali dei minori, dove per motivi di assetto parlamentare spesso la politica sceglie di non decidere, e scegliendo di non decidere perché non può decidere, perché non ha i numeri, perché i temi sono estremamente divisivi, si lascia a voi magistrati la possibilità di applicare comunque le leggi a tutela delle persone che lo chiedono, e nessuno più dei bambini merita tutela. Quindi io vi ringrazio infinitamente per questo premio, come dire, forse con umiltà dovrei dire che era meglio Antonella il prossimo anno, quando la legge sarà stata definitivamente approvata. È vero che per scaramanzia possiamo dire che mancano solo una decina di giorni, e quindi grazie. Questo, la vista è proprio questo, l'impegno. Grazie a tutti. Grazie. Allora, ringrazio, porto il saluto dell'Ordine degli Avvocati di Roma, faccio i complimenti alla senatrice premiata, non pensavo di meritare di salire sul palco, ma credo che Antonella mi abbia scelto per l'altezza, perché finalmente premio una persona che è veramente altissima, in televisione non sembrava, devo dire la verità, quindi è una piacevole scoperta. Vi ringrazio e complimenti all'associazione Antonella
l'iniziativa che ogni anno fai, solo chi organizza le cose capisce quanto è complicato far riuscire bene questi eventi. Grazie. Grazie. Allora, adesso chiedo conferma all'avvocato Sotira se possiamo continuare secondo l'ordine scritto o dobbiamo portarci avanti, perché non conosco tutti i premiati personalmente. Quindi una breve... andiamo di qua? Va bene, perfetto. Allora, la scaletta potrà subire delle varianti, ma questo non pregiudica nulla. E allora... siccome l'abbiamo già notata in sala, perché ha occhi e ciglia meravigliose, io vorrei chiamare qui con noi sul palco per la vis iuridica per il giornalismo Franca Leosini. Grazie Franca, una collega straordinaria, premia l'avvocato Massimo Bonifazi. Massi, ecco, non fare finta di non sentire, ecco, un applauso per il cofondatore. Allora, eccoci qua. Andiamo a leggere qualche notizia, peraltro in questo caso devo dire sono già ben note tutte quante le caratteristiche meravigliose di questa deliziosa giornalista. Laureata in lettere moderne, Franca Leosini comincia da giovanissima a lavorare come giornalista per la sezione culturale dell'Espresso. Famosa e controversa è l'intervista a Leonardo Sciascia. Dal 1988 collabora con la RAI e autrice di Telefono Giallo, condotto da Corrado Augias. In seguito conduce i programmi Parte Civile e i Grandi Processi. Dal 1994 conduce Storie Maledette, di cui è anche autrice. Un programma antesignano che ha introdotto un nuovo modo di fare giornalismo, che non è soltanto una mera puntigliosa ricostruzione di ciò che accade, ma va a scavare e ricostruisce una vicenda giudiziaria per tracciare il labile confine tra umanità e disumanità. La sua ricerca è puntuale, minuziosa, con un certosino lavoro di studio e un lavoro anche da manuense che appone glosse di umanità alle vicende giudiziarie narrate in sentenze, interrogatori e udienze dibattimentali. Una donna arguta e selettiva che ai clamori assordanti della cronaca giudiziaria preferisce il silenzio delle sue lunghe giornate di studio, che preferisce peraltro anche ai salotti mondani. E allora noi la ringraziamo, perché è veramente un piacere poterla premiare. Eccola per noi, la meravigliosa Franca Leosini. Ancora un applauso. Grazie a tutti per queste parole meravigliose, insomma, in merito all'unità di quello che ho detto. Ringrazio veramente, sono molto gratificata. Io sono appunto ormai 20 anni che faccio Storie Maledette, ho fatto anche tante altre trasmissioni, ma Storie Maledette è la trasmissione che in fondo segna, probabilmente, così, il mio cammino. E devo dire che è una trasmissione difficile anche, perché io praticamente la giustizia la frequento però con grande rispetto, ecco, perché mi accosto appunto a Storie Maledette. I miei protagonisti sono non professionisti del crimine, ma sono persone come me, come tutti voi, che a un certo punto della vita cadono nel vuoto di una maledetta storia, ecco perché come autore ho chiamato Storie Maledette. Insomma, siccome sono convinta di una cosa, che un cuore di tenebra in effetti batta nel petto di ciascuno di noi, noi siamo soltanto più fortunati, insomma, siamo nati nella culla giusta, magari, insomma, abbiamo avuto una traiettoria più serena, più felice, insomma. Quindi io cerco di, io frequento tre verbi: capire, dubitare, raccontare. Cerco di capire, insomma, non mi permetto mai, ci sono i magistrati che giudicano, non c'è bisogno, insomma, di noi giornalisti, però cerco di capire che cosa ha portato quella singola persona, insomma, ormai praticamente tutta la storia del crimine privato, perché io appunto mi occupo solo di non professionisti del crimine, come ho già detto, che cosa abbia modificato la traiettoria di queste vite, insomma, e diciamo che cosa abbia portato quella determinata persona, della cui storia io mi occupo, a passare da una normale quotidianità all'orrore di un gesto estremo, che quasi mai poi somiglia a quella persona, insomma.
quindi questo è il mio impegno professionale, cerco di svolgerlo soprattutto con rispetto. Io dico sempre che se nell'universo tutte le parole del mondo dovessero scomparire, io ne salverei una: rispetto. Quindi, grazie, veramente ringrazio Antonella, meravigliosa per questa cosa, ringrazio molto, sono veramente gratificata, ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a segnarmi questo premio, che mi gratifica davvero tanto. Grazie. Grazie ancora, tanti complimenti. Avvocato Bonifazio, consegniamo il premio, ancora le foto, grazie. Ecco qui che l'avvocato Sotire mi raggiunge. Allora, questo abbiamo per il momento messo da parte, solo temporaneamente, e andiamo a vedere, anche perché dobbiamo capire che siano tutti in sala i premiati, perché noi non consegniamo il premio a mani terze, soltanto al premiato. Sono tanti e sono soprattutto tutti molto molto prestigiosi. Manteniamo quindi quest'ordine anche con chi consegna. Possiamo dirlo al microfono, chi chiamiamo? Allora, che per l'avvocatura premiamo adesso l'avvocato Donatella Cerè, chiamiamo a consegnare il premio il consigliere Lorenzo Montecorvo. Accogliamoli con un grande applauso, grazie, facciamoci sentire. Facciamo sentire la nostra viva partecipazione, grazie, grazie. E complimenti. Possiamo andare, Lorenzo, il consigliere Lorenzo Montecorvo sta arrivando. Benissimo, grazie. E allora andiamo a leggere la motivazione. L'avvocato Donatella Cerè, civilista, ex consigliere e tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Roma, dal 2004 membro del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma. E la prima donna ad essere eletta per il quadriennio 2015-2019 al Consiglio Nazionale Forense. Nominata componente di commissioni importanti come Pari Opportunità, Commissione Diritto e Famiglia, Cultura, autrice del capitolo del quinto libro La tutela del marito nella crisi della famiglia. E socia della prestigiosa associazione Donne Giuriste e da oggi anche socio onorario di Ius Gustando. Ha una grande passionalità. Facciamo farlo partire l'applauso. È una donna combattiva e tenace, non solo in udienza, ma anche nelle battaglie professionali. Romana e romanista doc, mi dicono? Bene, e allora apprezziamo oltremodo il fatto che sia qui stasera. Grazie e complimenti. Grazie a tutti e soprattutto all'amica Antonella, all'associazione che tanto si spende per iniziative veramente lodevoli, sempre vicina a chi è in difficoltà e a chi soffre. Questo è veramente lo scopo che maggiormente rende veramente merito a questa prestigiosa associazione. Questo è un premio che tu hai definito duro, tosto, e quindi mi piace questa cosa, come tutte le battaglie che noi avvocati mettiamo veramente con il cuore. Questa sera devo dire che questo premio mi sorprende, non sono abituata, io sono anche un po' schiva, ma devo dire che questo premio mi dà la forza veramente di forse ho fatto poco, però da oggi in poi con questo premio forse il mio impegno sarà maggiore. Mi sento di poter ancora dare tanto, l'avvocatura vive un momento di difficoltà, di cambio di penne, e speriamo veramente di poter portare alto l'onore, e questo premio sicuramente mi darà una forza ancora di più per affrontare tante iniziative, tante battaglie. Grazie a tutti voi. Grazie. No, sto dicendo, per me è un doppio piacere, innanzitutto perché premio una civilista e una donna giurista. Una donna giurista che è pienamente impegnata anche a livello di consiglio giudiziario. È molto importante avere una presenza di questo settore, che è sempre un settore a mio avviso bistrattato nel panorama della giustizia italiana, e quindi ben venga questo premio. È un grande onore e un piacere per me. Grazie, eccoci qua. Avvocato, ovvero mi dica, avvocato, mi dica. Ci dicono di essere più brevi, quindi cercheremo di esserlo, anche se
e è un piacere dare anche voce alle persone che premiamo. Ma chi è che ci fa questi segnali, avvocato? Non lo so, sì, diciamo. In realtà siamo stanchi, veniamo da una giornata di lavoro. Ah, in questo senso. Accontentiamo il sottosegretario Ferri, che ha fretta di premiare la dottoressa Fiammetta Palmieri e l'avvocato Silvia Salva per la notte della legalità. Quindi intanto li invitiamo insieme sul palco, così abbreviamo perché la motivazione è quasi univoca, e a questo punto chiamerei anche il Ministero della Pubblica Istruzione, che nella persona della dottoressa Giovanna Boda non è qui presente, ma è presente con il dottor Paolo Sciascia, vero? Ricordo bene? Quindi allora facciamo tre premiazioni insieme perché le motivazioni sono univoche, distinguendo ovviamente i diversi ruoli. Ora ti aiuto, caso. Stiamo cercando le motivazioni, ma intanto questa decisione accelera e accontenta coloro i quali hanno fatto insomma segnali da cosiddetta regia, dai, chiamiamola genericamente. Cerchiamo di aiutare anche l'avvocato Sisto Paoli a trovare tutte le pergamene, e così le abbiamo trovate. Allora, abbiamo. Grazie. Ecco, sì, Palmieri. Allora, ecco qua, cominciamo dalla dottoressa Palmieri. Sì. Allora, vado anch'io velocissima a questo punto. Magistrato, dall'11 ottobre 2007 ad oggi è stata posta fuori dal ruolo dell'organico della magistratura per essere addetta in qualità di esperto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo del 30 luglio 1999 al Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Membro della Giunta dell'Associazione Nazionale Magistrati, sezione di Roma, la dottoressa Palmieri è tra i fautori dell'iniziativa Notte della Legalità, come ben diceva l'avvocato Sutira. Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione è realizzata in sinergia con il Ministero della Giustizia e della Pubblica Istruzione, con l'Ordine degli Avvocati di Roma e con Ius Gustando. Si terrà, lo abbiamo già detto, il 7 maggio, con l'auspicio di realizzare un portentoso contagio della legalità. Dove è rimasta la maglietta? Abbiamo un'anteprima, perché c'è un'edizione 2016 della maglietta Notte della Legalità, portatore sano. Vediamo se la possiamo far vedere. La rivediamo volentieri. Eccola qua, Silvia Sabba è invece l'avvocato che coordina tutti i tutor avvocati della Notte della Legalità, umbra di origine civilista, esperta di diritto industriale, responsabile per l'ente di Verona Fiere del servizio anticontraffazione, viene qui premiata nell'ambito del premio VIST Giuridica Creativa insieme alla dottoressa Palmieri e al Ministero della Pubblica Istruzione per questo modo creativo di portare la legalità. Un lavoro comunque faticoso, che parte da ottobre, no? Sono cominciati i primi fermenti. Quest'anno abbiamo 1300 ragazzi che arriveranno a Piazzale Clodio, e quindi siamo orgogliosissimi di poterli contagiare con la legalità. E beh, qui dall'anno scorso fu meraviglioso. Grazie. Mamma mia, più veloci di così, tre premiati. Vale perché la fiammetta si è portata la clac dal CSM. Vabbè, ci sta. Bene, intanto riprendiamo in mano la scaletta, anche qui saremo veramente velocissimi. Intanto vorrei chiamare Anna Maria Franchini, premiante. E la vorrei accogliere con un bel applauso. Non perdiamo l'entusiasmo, mi raccomando. Non perdiamo l'entusiasmo, ben arrivata, grazie. E adesso andiamo a scoprire chi sarà il prossimo premiato o premiata. Chi lo sa? Un uomo, un bell'uomo. Veramente. Una bella donna e un bell'uomo. Oh, il gioco degli abbinamenti. Va bene, andiamo a vedere se funzionerà sul palco. Viz giuridica per l'avvocatura al senatore, professor avvocato Nico D'Ascola. Un bel applauso, grazie.
Grazie. Davvero tante congratulazioni, perché riassumere brevemente il curriculum del professore D'Ascola non è semplice, non è cosa facile. Da ottobre 2010 è professore ordinario per la facoltà di giurisprudenza dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e altresì titolare dell'insegnamento di diritto penale presso la scuola di specializzazione per le professioni legali. È autore di numerose pubblicazioni e senatore della Repubblica, eletto nel Collegio Calabria dal 2 marzo 2013 in forza al nuovo centrodestra, di cui anche coordinatore per la provincia di Reggio Calabria. È responsabile dell'area tematica giustizia per l'NCD ed è membro della seconda commissione permanente di giustizia. Nessun dubbio, presidente, benissimo, e dell'area tematica. Nessun dubbio sulla sua vis giuridica, perché il senatore ama mettere al centro del suo curriculum la sua professione forense, e questo gli fa veramente onore. Una professione che lo ha visto patrocinare con grande successo diversi processi. A precedere la sua fama di giurista, la sua, e qui vado a leggere sillaba per sillaba, ineguagliabile eleganza di Chiara stirpe normanna calabra. Vi sembra poco? Non lo so. Ecco qui il microfono, prego. Ovviamente io sono molto lieto di questo premio, che mi auguro ovviamente di meritare, e non so se per le cose che ho fatto in passato, ma certamente per quelle che mi propongo di fare in futuro. E la cosa che più mi interessa, e se questo è anche il senso della premiazione che mi è conferita, e che queste occasioni servano ad avvicinare la politica alla società civile, confessandovi la difficoltà che c'è nell'attività di legislazione e soprattutto nella scelta dei valori che possono, diciamo, guidare una società così complessa, così difficile, ma anche purtroppo in un certo senso così liquida, dove individuare le cose che rispondono alle esigenze complessive della società è davvero difficile. Allora, con questo augurio che queste occasioni, come tante altre, magari servano a ricongiungere la politica alla società civile, io sono davvero felice, onorato del premio che voi mi avete conferito, con l'impegno ovviamente di meritarlo per il futuro. Grazie. Grazie, sì, perché poi questo è vero, ha fatto bene a sottolinearlo, portarlo avanti per il futuro, mi piace. Grazie. Grazie a voi. Allora, premio bis giuridica alla presidente Melita Cavallo, che accogliamo con un applauso per far sentire tutto il nostro entusiasmo. Consegna premio al dottor Fulvio Giacomo, sostituto procuratore del Tribunale dei Minori di Roma. Da Roccia da Ionica, che bello! Un applauso anche per lui. Andiamo a leggere la bella motivazione che la riguarda, partendo dal titolo di uno dei suoi libri, Ragazzi senza. Ci chiediamo come sarà il Tribunale dei Minorenni di Roma senza la Presidente Cavallo. Indelebile il segno lasciato dalla Presidente Cavallo, che per 40 anni ha difeso l'infanzia violata e abusata nei tribunali di Milano, Napoli e Roma. Prima ancora della legge sulle unioni civili, la Presidente Cavallo ha coraggiosamente riconosciuto in due sentenze il diritto di adozione da parte di coppie omosessuali nell'interesse del bambino. A noi di Ius Gustando piace la vis giuridica di questo magistrato, che ha rifiutato ogni etichetta arcobaleno, ripetendo e spiegando di aver solo applicato il diritto. Sono i legami affettivi quelli che contano. Impegnata nella ricerca e nell'insegnamento, ringraziamo particolarmente la Presidente Cavallo, che per ricevere questo premio è rientrata apposta da Firenze per noi. Grazie, doppio grazie. Ringrazio la giuria per questo premio, che intendo condividere con tutte le persone che lavorano nei tribunali per i minorenni. Anche il personale lavora tanto, perché ormai è al 40% il deficit. Quindi ringrazio, e dal momento che bisogna andare in velocità, penso che sia sufficiente dire grazie. Ha colto la sfumatura straordinaria. Grazie.
insieme con noi dopo. E speriamo proprio di sì, poi è dolcissima, grazie veramente, proprio per il gatto. Grazie Fulvio. Fulvio, vuoi dire qualcosa? Io posso anticipare che Fulvio si è dichiarato un suo fan. Oh, e qui ci voleva, ci stava. Mi ha anticipato la carissima Antonella, devo dire che questo premio è veramente azzeccato, veramente giusto, una persona come se ne trovano poche, tutto il tribunale sente la sua mancanza, io in particolare dalla procura perché abbiamo avuto modo di confrontarci e il tribunale per i minorenni ha veramente funzionato bene negli anni in cui è stata lei come presidente. Spero che quello che ha fatto possa continuare, al momento siamo ancora a CEFA, ma i suoi insegnamenti sono ancora pure. Grazie mille. Grazie davvero. Molto bene. Un altro premio bis giuridica per il giornalismo. E ho il piacere di chiamare qui con noi il giornalista collega Antonio Pascotto. Dov'è Antonio? Eccolo là. E vorrei chiamare il sottosegretario Cosimo Maria Ferri a premiare Antonio Pascotto. Grazie, ancora un applauso per Antonio Pascotto, che è un giornalista iscritto alla stampa parlamentare, ben arrivato. Ha una lunga esperienza in radio e in TV private, in Mediaset dal 1993, caporedattore, come inviato ha realizzato speciali sui viaggi del Papa Giovanni Paolo II e ha raccontato da New York la cronaca dell'attentato alle Torri Gemelle. Laureato in giornalismo e comunicazione multimediale, consulente di corso universitario nel campo dei media e della comunicazione. Nel 2007 ha scritto La televisione senza palinsesto, contenuti nella TV dell'era digitale. Con la Fondazione Alberto Sordi nel 2008 ha curato il volume Alberto Sordi, il cinema e gli altri. Il titolo del suo ultimo lavoro è L'informazione connessa dell'Armando Curcio, editore. Dal 28 novembre 2011 è caporedattore della redazione politica delle News Mediaset e conduttore del TGcom 24. Premio bis giuridica per il giornalismo, grazie, ed ecco qua il microfono. Grazie, veramente, sono molto onorato, grazie a Antonella, grazie a te, grazie a tutta questa straordinaria associazione, devo dire grazie a Cosimo Ferri, perché è sempre molto gentile, tra l'altro ho molto apprezzato le sue parole prima quando ha detto noi inevitabilmente ci occupiamo tutti i giorni di giustizia. E questi sono giorni particolarmente caldi, non solo per diciamo, il confronto verbale tra il nostro Presidente del Consiglio e il Presidente dell'ANM, ce ne occupiamo in generale sui fatti di tutti i giorni e mi auguro veramente, come ha detto Cosimo Ferri, che ci sia maggiore fiducia sulla giustizia e per fare questo c'è bisogno dell'impegno di tutti, avvocati, magistrati, anche dei giornalisti, sì, lo ammetto, anche dei giornalisti, per cui c'è bisogno veramente dell'impegno di tutti. Io vi ringrazio moltissimo, sono molto onorato, grazie anche a Cosimo Ferri veramente. Mi auguro, perché adesso ho parlato, insomma, sono troppo serio, prima ho visto l'attore che ha interpretato il film sull'autostrada del sole, mi auguro Antonella che non so il prossimo anno sia invitato un attore che abbia interpretato il film sulla Salerno Reggio Calabria, perché in quel caso poi vengo io e speriamo. Non ci sono le ali, aveva detto Antonella, io che sono nuovo insomma davanti a questa platea, mi auguro che con queste ali, cioè le mie, perché ognuno deve mettere le proprie, possa io spiccare il volo insieme con questa straordinaria associazione. Grazie. Grazie a te, raccontaci qualcosa che ti ha colpito sui viaggi di Giovanni Paolo II, una cosa. Il viaggio, quello, l'ultimo viaggio di Giovanni Paolo II nella sua terra, che ho seguito con particolare diciamo, attenzione e anche sentimento, perché ho sentito quel viaggio perché sentivo l'uomo che sentiva il viaggio e lo guardavi già ovviamente ammalato, però Giovanni Paolo II sapeva di vedere per l'ultima volta la sua terra e questa è stata la cosa che mi ha colpito di più. Un grandissimo Papa, anche quello attuale è un grandissimo Papa, per carità,
Giovanni Paolo II ha segnato in maniera particolare la mia e le nostre vite, per cui ricordo in particolare, sottosegretario, quel viaggio in Polonia, l'ultimo viaggio della sua terra, ricordo in particolare l'immagine quando Giovanni Paolo II guardava dal finestrino dell'aereo, dall'alto, la sua Polonia, e chissà cosa stava pensando in quel momento. Grazie, grazie Antonio. Antonella, sì, ringraziare Paolo Gattolani e darvi in anticipo una bellissima notizia che grazie al nostro socio onorario Emilio Petrini Manzi della Fontanazza avremo anche noi di Ius Gustando un nostro cappellano, per cui avremo anche questo abbiamo tutti bisogno di avere accanto delle persone che ci guidano, quindi siamo in un paese prevalentemente cattolico, siamo felici di alcuni, sono felici di esserlo io tra questi, per cui spero che lei accetterà questo invito e ci guiderà anche verso questo percorso che faremo insieme. E colgo anche l'occasione di salutare Don Alessandro De Spagnolis, un altro sacerdote fortemente impegnato, presidente di Africa Project, per la quale l'anno scorso abbiamo fatto la raccolta fondi. Don Alessandro, non so dove sei, ma infatti non lo vedo. Dov'è Don Alessandro? Eccolo in fondo. Ah, lui eccolo. È senza abito talare, sembra un ragazzino molto smart, ma forse questo è il modo più giusto per stare vicino alle persone, e lui le sa toccare col cuore, non ha bisogno di avere segni evidenti di riconoscimento, e quindi grazie. Adesso dobbiamo effettivamente velocizzare. Ecco, allora per velocizzare i prossimi 25 premiati tutti sul palco. Insieme appassionatamente, esattamente così. Resta cosimo perché Antonio. Avvocato Sottina accanto a me per dirigere la scaletta in ordine alle esigenze della serata, e quindi vediamo a chi tocca, perché è veramente il caso di andare a vedere. Allora io chiamo un'altra nostra cara amica, socia onoraria di IUS, ma una socia sostenitrice, che è la presidente Rita Montaldi, che è la presidente della Corte d'Appello Sezione Famiglie e Minori. Eccola qua Lida, ti chiedo di aiutarmi a premiare un amico, un socio fondatore, ma soprattutto a fare a lui l'augurio di un inizio di un nuovo percorso nella sua brillante carriera. Antonello Racanelli, vieni, questo premio è per te, siamo tutti felici di consegnartelo. Sì, qui le sorprese ci piacciono. Ma eccola qua, bene, 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 Antonio Racanelli, qui con noi. Allora, si va via via completando naturalmente questa meravigliosa presentazione, questa premiazione. Andiamo a... dobbiamo essere, lo so, più veloci, però poi è importante anche non perdere i tempi che abbiamo dato ai primi, perché altrimenti veramente gli ultimi se no vengono in qualche modo penalizzati. Quindi, vogliamo intanto consegnare il premio? Cosimo Maria Ferri, grazie. E questa è veramente una bella sorpresa, grazie. Abbiamo già avuto modo di averla con noi sul palco, però vorrei che, ecco, intanto Marco potesse immortalare il momento. Sì, andiamo veramente velocissimi, continuiamo adesso con il prossimo. Grazie, grazie, grazie. Senza nulla togliere agli ultimi, naturalmente, solo in ordine di tempo. Siamo sempre nella creatività. Quindi chiamiamo un magistrato attore, il dottor Salvatore Cosentino. Grazie, ben arrivato. Ma la sorpresa è adesso? Prima, durante o dopo? Rapidamente, siccome non c'è spazio per fare un pezzo di teatro, no, io farei dire qualcosa sul teatro, diciamo, sulle intenzioni, nel senso che si può chiedere non tanto teatro, ma parlare di teatro, che forse è un modo anch'esso per fare teatro. Diceva Oscar Wilde che tutti gli uomini sanno recitare tranne qualche cattivo attore, quindi tutti ce l'abbiamo dentro questa cosa.
Che cosa c'entra un magistrato che fa teatro? Apparentemente nulla, no? Però un nesso c'è, a pensarci bene. Pirandello sosteneva che il palcoscenico è il luogo dove si gioca a fare sul serio. Beh, io credo che l'aula di udienza, soprattutto la penale, ma anche la civile, siano il luogo dove seriamente si giocano le scene di quella tragicommedia interpretata da noi tutti che chiamiamo vita. E poi anche scenograficamente, no? Il processo ha una sua teatralità, con i suoi costumi, i suoi personaggi e anche un suo copione, che spesso è meno prevedibile di tanti copioni teatrali. Quindi un nesso c'è. E per me in particolare l'esigenza di fare teatro nasce da un'altra osservazione. Oggi siamo osserviamo una grandissima rivoluzione tecnologica e informatica soprattutto. L'avvento indiscriminato e indiscreto, secondo me, di internet ha mutato geneticamente molti mestieri. Molti mestieri proprio stanno scomparendo, no? Le agenzie di viaggi, per esempio, i negozi di DVD. Altri stanno cambiando. Si pensi per tutti al postino, no? Il postino un tempo era colui da cui si attendevano per definizione le belle notizie, no? Si pensi alle lettere d'amore. Il postino era il paladino, era il mercurio, il messaggero dell'amore, e la letteratura e il cinema l'hanno ben raccontato. Oggi fateci caso, quando suona il postino col suo posta da firmare, uno pensa subito a una seccatura o a una iattura, e spesso lo è, no? Oggi il postino porta prevalentemente brutte notizie, quando non sono pacchi, sono altri pacchi, tasse, multe o messe in moto. Quindi i mestieri cambiano. E così è cambiato anche il mio mestiere di magistrato, no? Un tempo per essere un buon magistrato bastava essere un buon tecnico del diritto, perché lui era l'unico depositario delle sacre scritture della legge, dei testi sacri del diritto. Oggi chiunque può invece impossessarsi con un click di quel sapere con internet. Allora il magistrato non può essere soltanto bravo a livello tecnico-giuridico, ma deve essere anche un umanista. Cioè bisogna fare anche la legalità con altri mezzi. E quindi la legalità non soltanto si può fare con i codici o con le manette, ma anche con l'educazione al gusto, e io gustandi ne ho una prova, all'arte e al bello. Quindi non soltanto repressione, ma anche prevenzione. E la bellezza ha un suo rilievo in questa prevenzione. Cioè chi vive nel bello, chi si occupa del bello, avrà meno possibilità di occuparsi di cose criminose. Allora, nei miei spettacoli faccio spesso l'esempio del vetro rotto, no? Chi passa abitualmente da un caseggiato pieno di vetri rotti avrà più facilità di romperne un altro con un sasso rispetto a chi passa davanti a un caseggiato perfettamente integro. È un fatto psicologico istintivo. La bellezza incute rispetto anche per le regole. La bellezza, e invece la bruttezza facilita la trasgressione della norma. Quindi bellezza è una forma di bellezza, sicuramente è la cultura. Io porto le cose che faccio nei teatri, ma anche nelle scuole, nelle università, dove da anni insegno e vedo che tante volte può essere più efficace un pezzo teatrale di una pallosissima conferenza di ore. E anche nelle carceri da un po' di tempo. Ecco perché secondo me aveva ragione Leonardo Sciascia quando diceva che la mafia non sarà sconfitta da un esercito della Digos, ma da un esercito di maestri elementari. Questo ricordando sempre che un fascicolo processuale non è un ammasso di carte che termina con l'ultima pagina di una sentenza, ma è uno scrigno che contiene delle spesso dolenti vite umane, con i loro diritti, ma anche con i loro rovesci. Grazie. Consegnare il premio un artista, Matilde Brandi, ed un autore teatrale, il professor Pierpaolo Segneri, che poi giustamente è un professore, come hai detto tu, hai riportato l'attenzione. Producete insieme, producete, mi aggrego. Bene. Grazie. Allora, ultime due presentazioni, avvocato. Della bene. Bis, giuridica creativa, poi dopo ci attende già subito, ci fanno segnali dalla cucina, sta per arrivare la pasta. Allora, abbiamo tre premiazioni che hanno a che fare con tre mondi creativi completamente diversi ed entrambi messi al servizio della legalità.
Parliamo del cibo, quindi premiamo intanto uno chef, quindi Filippo Cogliandro, vieni sul palco per ricevere il tuo premio. Accogliamolo con un bel applauso, perché dopo si mangia. Si mangia, quindi chiedo ad Antonella Freno di venire ad omaggiare questo calabrese, questo conterraneo che è l'ambasciatore dell'anti-racket per l'approvvigionamento dei ristoranti, che ha fatto una bellissima campagna contro la mafia e che è il fautore delle cene della legalità, e quindi una breve ci sarà anche a Roma. Poi chiamo sul palco un altro grande calabrese, un pittore, Natino Chirico. Ti prego Natino, perdonate questa, un attimo, l'ultimo piccolo sacrificio di attenzione che meritano questi artisti. E poi l'architetto Luca Lazzarotto dello studio Artside per la realizzazione del progetto eccoli, dello studio Artside. Chi arriva dello studio a ricevere il premio? Ecco qua, adesso poi Camilla Nata leggerà lentamente le motivazioni e dopo ci avvieremo alla cena, dopo ci sarà l'investitura dei nuovi soci onorari. Grazie. Allora cominciamo con lo chef, che ringraziamo naturalmente per essere con noi. Sarò veloce, mi scuseranno, ma veramente la cucina oramai attende, quindi quale migliore premiato. La sua cucina è una continua ricerca della sua terra e non una rivisitazione nostalgica della tradizione, piuttosto una vera e propria filosofia che supera i confini della cucina e mira a valorizzare le realtà locali creando profonde sinergie tra i prodotti del suo territorio, i produttori di olio e di vino e naturalmente la pesca e l'agricoltura. Nel 2006 ha ricevuto una laurea honoris causa in scienze gastronomiche e, come diceva bene l'avvocato Sotira, è ambasciatore anti-racket per la ristorazione italiana e nel mondo e promotore delle cene del tour per la legalità. Grazie Filippo. Poi andiamo al Latino Chirico. Benissimo. Scusate gli svolgimenti di scaletta, però ci sono anche dei premiati assenti e pertanto dobbiamo necessariamente passare velocemente ai successivi perché oramai l'ora è tarda. Beh, 22:10 rispetto all'ora di cui abbiamo cominciato, in realtà siamo andati molto veloci, devo dire la verità. Natino Chirico, grande pittore, nato a Reggio Calabria, ha portato la sua arte nel mondo. Diplomato all'Accademia di Belle Arti di Brera di Roma, comincia a dipingere ed esporre da giovanissimo. Dal 71 ad oggi ha partecipato a più di 110 mostre, di cui 70 sono personali e sono state effettuate nelle principali città italiane e all'estero. Hanno scritto di lui grandi cose, ma troppo lungo sarebbe. Naturalmente ricordiamo che la sua produzione di lavori utilizza particolarmente il metacrilato da solo o abbinato alla pittura ad olio e a materiali diversi. Grazie e complimenti. Ricordare un lavoro fatto e dedicato alle donne di San Luca, che è un paese notoriamente ad alta densità criminale, ma queste donne hanno comunque il loro fascino e quindi Natino ha saputo cogliere anche il sacrificio di queste donne che per ragioni anche culturali si ritrovano a dover condividere logiche delinquenziali che forse non apprezzerebbero ma che devono accettare come madri anche, non soltanto come mogli. Quindi grazie Natino. Sono io che ringrazio tutti voi ed è bello che l'arte, nella fattispecie la pittura, partecipi a questa festa della legalità, perché non c'è un motore di crescita dove un piccolo ingranaggio non debba essere anche l'arte. Per cui grazie a tutti voi e grazie a Antonella, a tutti quanti. Grazie. Brevemente. Essere l'ambasciatore anti-racket per la ristorazione italiana nel mondo è certamente un titolo che non avrei voluto avere, perché denunciare il racket a Reggio Calabria non è certamente facile. Beh, sono passati tanti anni, oggi il racket in tantissime città si paga in maniera diversa, non ce lo dimentichiamo. Sì, c'è ancora il porta a porta, ti arriva il mafioso che ti chiede i soldi per chi sta in carcere, per mantenere le famiglie dei carcerati. Ma il racket si paga in tantissimi altri modi, oggi si paga attraverso l'acquisto delle materie prime, per quanto
diventa importante questo messaggio che io ho scelto di portare in giro, specialmente attraverso le scuole alberghiere di tutta Italia. Vi comunico solo l'evento che ci sarà qui a Roma. Sarà presso il Grand Hotel Gianicolo, bene confiscato all'Andrangheta della provincia di Reggio Calabria, Andrangheta di Palmi. Io stasera sono in compagnia dell'executive chef di questo grande albergo a Reggio Calabria. Sono qui anche perché abbiamo scelto insieme all'amministrazione giudiziaria di portare questo messaggio qui a Roma. Ha un grande vantaggio questa struttura alberghiera, quella di essere riuscita subito dopo il sequestro di rimanere in vita. Le aziende non restano in vita quando vengono confiscate, proprio per il semplice fatto che vengono abbandonate anche dalla gente, e questo è un aspetto molto importante. Stiamo sempre accanto a chi subisce, non ci dimentichiamo di loro. Ce l'ho fatta davvero per testa dura, proprio per testa calabrese. Ho scelto ad un certo punto di investire sulla mia denuncia. Oggi la mia cucina è conosciuta in tutta Italia, i prodotti del mio territorio, il prodotto di Reggio Calabria, l'arancia di San Giuseppe, il caciocavallo di Cimina, lo zafferano di Motta San Giovanni, la patata spromontana, fanno parte della mia cucina, della cucina di Reggio Calabria. Grazie, bravissimo. Chiamo anche allo studio outside, vieni, l'architetto Lazzarotto, se ci vuole raggiungere, so che in sala. Vorrei che ci raggiungesse sul palco anche su Viva, per vi dare chiesta dell'avvocato Sotira. Eccoci Antonella, eccoci. Ovviamente qui... Buonasera, ben arrivato. L'architetto Lazzarotto insieme alla moglie dell'altro architetto che ha ideato l'installazione che è stata utilizzata per la nostra campagna contro la violenza alle donne, l'installazione sopra la testa che avete ammirato durante la gara culinaria di quest'anno 2015. Una rete di cappelli volanti per omaggiare la bellezza della donna e la sua vanità e ricordare la necessità di proteggere la testa con un copricapo che non sia solo un vezzo estetico, ma anche per ricordare a tutti che sopra di noi c'è il cielo, qualcuno che ci protegge e protegge anche le nostre idee. Quindi installazione da tutti ammirata, per la quale è immortalata nel calendario Ius Femina, per cui grazie a questa, a questi architetti che ci hanno donato gratuitamente le loro idee e le hanno messe al servizio della legalità per rendere più bello un evento a cui tutti abbiamo aderito con grande gioia. Grazie. E si completa qui questa prestigiosa premiazione, peraltro se guardiamo l'orologio siamo anche nei tempi rispetto all'orario in cui abbiamo cominciato.